È l'evento culturale dell'anno e per la seconda volta consecutiva verrà trasmesso in diretta su Rai 1 con una trasmissione lunga 3 ore condotta da Milly Carlucci e Antonio Di Bella. La prima della Scala di Milano quest'anno metterà in scena l'Andrea Chénier di Umberto Giordano, diretta dal maestro Riccardo Chailly, con la regia di Mario Martone, mentre i protagonisti saranno l'amatissima tenore Anna Netrebko e il marito Yusif Eyazov. Grandissimo l'impegno Rai dal punto di vista tecnico, con un 12 telecamere in alta definizione, 40 microfoni nella buca dell'orchestra e in palcoscenico e 20 radiomicrofoni dedicati ai solisti e al coro, mentre al lavoro complessivamente sull'opera ci sarà uno staff di 50 persone. La prima verrà trasmessa dalle 17.45 su Rai 1, ma anche via radio su Radio 3 e su Rai 1 HD. Nel foyer della Scala ci sarà l'inviata Stefania Battistini, che intervisterà le personalità presenti alla prima. L'Andrea Chénier di Giordano verrà trasmesso anche all'estero, in Francia e in Germania, nella Repubblica Ceca, in Ungheria e in Svizzera, e in differita su RTP in Portogallo e su NHK in Giappone. Un evento di grande spessore culturale che sarà a disposizione di tutti gli abbonati Rai. Già l'anno scorso, con la messa in onda della Madama Butterfly di Puccini, il pubblico aveva dimostrato di gradire, con oltre 2 milioni e mezzo di telespettatori incollati allo schermo. Una piccola curiosità: il maestro Riccardo Chailly ha chiesto in anticipo al pubblico che sarà presente in sala di trattenere gli applausi per non interrompere il flusso musicale, come d'altronde è scritto sulla partitura originale di Giordano. Inoltre, l'Andrea Chénier, che racconta il dramma di un poeta e della sua amata ghigliottinati durante la Rivoluzione francese, manca alla Scala da 32 anni e verrà interpretato, come accennavamo in apertura, da due cantanti compagni anche nella vita reale.